Hanno tornato i Psyche Bomb. Aspetta che mi dava la tastiera un'altra volta. Allora, aspetta che appoggiamo. Aspettiamo un attimo, proprio che saranno bollenti. Ma dove sta? Ecco. Allora, dicevamo. Per la salsa di pomodoro, due punti. Pomodori maturi, pelati e privati dei semi. Un po' di olio. Un po' senza. Sì, un po' di olio. Una cipolla triste. Ah, triste. E sale. In quantità. Prepara la salsa di pomodoro mettendo in una casseruola l'olio, la cipolla affettata. Aggiungi i pomodori spezzettati e il sale. Non mi hai mai detto di spezzettare i pomodori. Lascia cuocere a fuoco moderato per circa 15 minuti sino ad ottenere una salsa di giusta densità. Giusta è relativa. Adesso prepara le polpettine, puntini. Oh, non ci credo! Ingredienti: gelato alla crema in quantità. E merendina in quantità. Maionese ketchup, 250 grammi di cioccolato amaro fondente spezzettato, un quarto di panna fresca. Ma un quarto di cosa? Un quarto di cosa? Di boccione? Un quarto? Porta la salsa alla giusta densità e versala subito. Passo, vai dopo due secondi, non mica bene. Sul gelato alla crema, in quantità. Una damigiana di gelato. Caccole di pipistrello mummificate. Disponi in una ciotola per cani. Dai. Hanno fame, mamma. In una ciotola dei fichi secchi. Ah, appunto. Sangue con polvere di mummia. Versa in una caraffa del succo di arance rosse, poi spruzzaci sopra dello zucchero al velo. Lo zucchero al velo. Signore e signori, grande al velo. Mr. Tony Macabre. Frullato di sanguisughe nere e frullato di rane. Versa nelle caraffe, tante caraffe, due bevande analcoliche, una scura e una chiara, ad esempio chinotto e aranciata. Ah, fine. Mamma, vorrei un chinotto. Shh, non ti ho detto di non dire queste cose davanti. Ah, scusa. Ma i giochi sono finiti, questi li chiudiamo. Adesso mangiamo il riassunto del libro Harry Potter e il Codice di Fuoco. Oddio santo, no. C'è tutto il riassunto di Harry Potter e il Codice di Fuoco e in ordine della Fenice. È la Madonna. Dio santissimo. Del libro o del film? Personaggi Harry Potter. Personaggi per mangiare. Dai. Indovinate il film? È un ragazzo di 14 anni con i capelli neri, gli occhiali e una cicatrice molto particolare a forma di saetta sulla fronte. È un mago dotato di grandi poteri, ma questo lo scopre solo. Ed è vabbè. Cioè, basta. Vabbè. Adesso si mangia. Mangiamo. So che ti laverò un'altra volta la Stamberga. La Stamberga strenata. Ma è 6.000 gradi. Perché tu sei scottato, io no. Allora, te la forchetta con lo spocca. C'è finita su. Guarda che tutto spocca. Ho rischiato di fare la frittata. Questa volta stava cadendo la coppa. Non vedo dire che mangiamo. Che cazzo siamo influenza. Cioè sei Giulia dell'Elli. Io so che mangio questa volta, dopo stasera mi cavo addosso di mangiare. Però com'è il sushi? Aspetta. Fra le maschere che un uomo può indossare, come non citare il libro. Ma questo è Ivano Fossato. No, che Ivano Fossato. Ma la maschera di un'altra te la fa solo sfare. Ivano Fossato. Vuoi giurarmi la vespa? Questo è Elio, no? Però il cantante è quello che imitava Ivano Fossato a Sede. Il libro si apre con un sogno che Harry Potter sta facendo. Ok, va bene. Perché dire con Harry Potter che sogna? No, ma sta costruendo un sogno. Gli appare casa Ridd.
No, Riddle. Ridde. È passato di ridere. Harry Riddle. La casa natale del suo eterno nemico, un mago di grandi poteri, nella quale assiste all'omicidio di un vecchio custode barbaro. Proprio per mano di Voldemort, di coda liscia. Ma qui non è solo per mano di Voldemort. Proprio per mano di Voldemort, virgola, di coda liscia. Che subisce l'aiutante di un'altra persona che Harry non riesce a vedere. Ah, cioè sono in tre. Sì. Okay. Non c'è questa scena, l'ho capita solo perché non la ricordo. Harry non riesce a vedere altro perché la cicatrice infetta lì da Lord Voldemort tanto male che si sveglia di soprassalto. Gli fa tanto male che chissà. Harry si trova a casa degli zii, babbani, che lo hanno cresciuto. Per questo è molto contento quando riceve un invito a trascorrere gli ultimi giorni prima dell'inizio della scuola a casa di Ron Weasley, suo grande amico e mago figlio di puttana. Con tanti fratelli e una sorella, la sorella che poi Harry andrà a bombarsi. Tanti fratelli, tanti. Un tot. Il trasporto dalla casa di zia a quella di Ron, chiamata la Tana, avviene tramite una polvere bianca magica buttata nel camino. Una polvere bianca magica, sì. Andiamo a casa, la Tana. Finalmente a casa di Ron, Harry trova anche Hermione. Sua grande amica, maga di maga di grandi poteri. Ancora! Dovuti soprattutto alla sua costanza negli studi. Considerazioni che non c'entrano un cazzo. Alla Tana, Harry scopre che presto si svolgerà la finale della Coppa del Mondo di Quidditch. Un gioco a squadre che consiste nel volare sulle scope e buttare la palla in un cerchio sospeso in aria. Infatti, che i cerchi sono tre. Ma che descrizione di merda! E catturare un boccino d'oro che vola con ali proprie. La partenza è al mattino presto, prima che le persone normali si sveglino, quindi i lavoratori. E avviene toccando un oggetto, si tratta di una passaparola, che riconduce istantaneamente sul luogo dell'incontro. Ma una passaporta, non una passaparola! C'è Jerry Scott, è pronto? L'accendiamo. C'è Larry Blasi che fa la macchina. Ullala, ullala, ullala. Sia o sera finale, chi vuoi giocare? Lì Harry vede un enorme accampamento con tende magiche. Lì dove? Lì alla base di corso per il passaparola. Presso lo studio di passaparola. Vede un enorme accampamento con tende magiche che all'interno sono enormi e tantissimi maghi riuniti. Cioè, le tende sono enormi e sono anche tantissimi maghi riuniti. Sulle la divisione tende... delle frasi io proprio... La partita entusiasmante viene vinta dalla squadra di Krum, un idolo del Quidditch della una nazione avversaria. Dello taglialegno. Tutto ciò provocano qualche problema al padre di Ron e a tutti gli altri, che come lui lavorano al Ministero della Magia e devono cercare di proteggere tutti i maghi dal Signore Oscuro. Voldemort infatti ha perso quasi tutti i suoi poteri scontrandosi con Harry quando questi aveva solo pochi mesi, ma ora sembra che li stia recuperando. I pochi mesi... Harry, Ron, Hermione e i fratelli di Ron, che non hanno nome, prendono credo per Hogwarts, questo nome del bellissimo castello dove è situata la nuova scuola. Penso che Hogwarts sia comunque il nome della località. È il nome del bellissimo castello locale francese. Passando attraverso il muro della stazione di Londra e arrivando a destinazione in un batter d'occhio. Ma non è vero! Non è una passaparola! Ad Hogwarts è già dal primo anno gli studenti vengono divisi in quattro casate. Grifondoro. Grifondoro con due F. Tasso rosso che è tutto attaccato. Corvo nero ma tutto attaccato, sempre verde ma tutto attaccato, perfetto. E fanno la conoscenza di nuovi. Nuovi cosa? Studenti, insegnanti. E nuovi insegnanti di arte oscura ma occhio Moody, un tipo con un occhio magico che vede anche dietro la testa. Vede anche dietro la gamba di legno. Vede dietro la testa e una gamba di legno. Sto pigliando nozze. Ha una gamba di legno. Questi, penso Malocchio Moody con la gamba di legno, mostra loro le maledizioni che usava Voldemort. Maledizioni senza perdono che portano alla morte, tipo la Vada Kedavra e il Crucius. Sì, e l'altro che... Imperio. Quello che c'è... Già nei primi giorni si capisce che sarà un anno particolare. Viene infatti indetto il torneo tre maghi, al quale oltre alla squadra di Hogwarts parteciperà la squadra di Beauxbatons. Scritto giusto! E di Durmstrang. Scritto giusto! Cioè non ho scritto bene, Corvo Nero. Consiste una serie di prove difficilissime che tre ragazzi scelti tra tutti quelli che hanno più di 16 anni di età dal Codice di Fuoco. Ma mettere tipo. Che ragazzi scelti dal Codice di Fuoco che devono avere più di 16 anni. Ma scusa, la questione delle frasi. Sembra che devono avere 16 anni in più del calcio di fuoco. Ma dirmi al calcio di fuoco. Dovranno affrontare senza l'aiuto di nessuno e con pericolo a volte anche per la loro vita. Vai. A volte. Quasi sempre. Allora, all'arrivo delle due delegazioni. Sono le due delegazioni. Le due scuole. Le due delegazioni. Penso. L'una su una carrozza trainata da cavalli giganti che volano. L'altra su di un galeone
che appare magicamente nel lago antistante la scuola, viene sistemato i calci di fuoco nella sala grande. Ma ci va il punto. Cioè, cambia la cosa. Viene sistemato i calci di fuoco nella sala grande e all'interno del calcio. E all'interno gli studenti che vorranno partecipare è costruita la vetro da capo. Non ha senso sta frase. Non ha senso. Questa è la frase più brutta del mondo. Cioè, vuole spiegare che per candidarsi devono mettere il nome dentro il calice di fuoco. Il problema è che qua pensa che devono stare dentro la sala grande dove mettere il nome, non il calice di fuoco. Cioè, gente poi... chiusa in una stanza. Dovranno mettere il nome, abbiamo capito. Punto. Questa frase dopo la stampo la metto in capo. Ma ci metti. Harry, Ron ed Hermione non possono partecipare perché non hanno ancora raggiunto l'età richiesta e guardano gli altri inserire il loro foglietto tra le fiamme. La sera in cui devono essere dichiarati campioni, però avviene qualcosa che nessuno prevede. Dal calice esce per primo il nome di Krum, poi quello di Fleur, una bellissima ragazza con lunghi capelli che rappresenta la scuola di Beauxbatons. E il nome di Cedric Diggory. Rappresenta che non è Cedric Diggory. Campione. È una donna che rappresenta la scuola e il nome di Cedric Diggory. Appartenente alla casata di Tasso Rosso. C'è un punto adesso, no? Perché non so mai dove fermarmi. Ed il calice avrebbe dovuto... No, questa è una cosa che hai scritto dopo che, oddio, c'è da prenderti a palate. Il nome non doveva essere all'interno del calice perché Harry non ha 16 anni. Ed il calice avrebbe dovuto proporre solo 3 maghi. Uno per ogni scuola. Ma ormai è successo e il giudizio non può essere cambiato, perciò Harry con la E, Potter, sarà il quarto campione. Harry Potter, una volta Harry Potter, adesso non lo so più. I suoi nemici di sempre, Draco Malfoy e i suoi seguaci, si divertono a prenderlo in giro. Harry, sono andato al faro, Il passo successivo del torneo è la pesa delle bacchette magiche. Perché devono pesare? Perché, cioè, la pesa delle bacchette è il fatto che tu hai solo la bacchetta per vincere, ma non è una fase. Cioè, in teoria le prove sono segrete, ma una sera, in compagnia dell'addetto agli animali magici, l'addetto lo zoo, quello dello zoo, l'amico Hagrid, Harry, l'amico. Io capisco un caso, in compagnia dell'amico Hagrid, Harry vede in mezzo al bosco i 4 draghi che dovranno affrontare. Ma non è che li vede così a caso, che stanno facendo un giro nel bosco e li vede. Harry, vuoi vedere un drago? Quello. L'idea giusta gli viene data da Moody, il nuovo insegnante, che gli suggerisce, sembra nuovo, che gli suggerisce di utilizzare un incantesimo che conosce bene. Che conosce bene Moody, ma che conosce bene chi? Tutti e 4 i campioni hanno superato la prima prova ed ora sono in possesso di un nuovo d'oro che si apre emettendo suoni sgradevolissimi. Buongiorno Lugno, benvenuti nella vostra prima lezione di corsia. Ti spiego un pochino come funziona Lugno. Quanto c'è ancora e il tempo passa, è esatto, e nulla va come dovrebbe, esatto. È la vita odierna. Harry si sente sempre più solo, senza l'amicizia di Ron. Per fortuna, almeno la situazione con Ron migliora notevolmente. Ma hai appena detto senza l'amicizia di Ron? 2 punti, si ritrovano uniti contro una prova inaspettata. 2 punti. Non è una prova il ballo. Il ballo del cieco. Ma non è una prova. Ogni ragazzo dovrà invitare una ragazza a ballare con lei, con lui. Vorrebbe invitare la bella Cho. Risulta essere già impegnata con Cedric e Ron. Va al ballo con 2 persone? Che una scelta. Risulta essere impegnata con Cedric e Ron, che vorrebbe invitare la bellissima Fleur. Ma porco boia, con Cedric e Ron, che vorrebbe invitare la bellissima Fleur, riesce solo a fare una pessima figura, scappando prima che la ragazza possa rispondergli. Ma il film? Io non ho capito se è il film o se è il libro. Cioè, vedi il film, ma ci sono cose che non sono. Che cazzo è?
L'unica che sembra divertirsi molto è Hermione. Al braccio di Krum, uno dei campioni, ancora, lo sappiamo. Grande mago. È bellissima nel suo vestito da sera con i lunghi capelli acconciati in modo impeccabile. Ma questo non può essere un riassunto di un film, cazzo. È più lungo del film. Dura più sto coso del film. Harry intanto ha altri problemi. Tanti. Sembra voler condividere i propri segreti. Ed ogni volta che lo apre risente note altissime che non hanno alcun senso. No, 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 non mi lasciare. Chiudi, chiudi. Harry allora si immerge con l'uomo in una grossa vasca da bagno e riesce a capire la canzone che canta. No, la prossima no, prova. No, non mi lasciare. Per poter resistere sott'acqua per un'ora, Harry trova aiuto in un compagno di Gryffondor. Ma è Neville, non è una mia, è Neville, cioè, vuol dire. Harry aspetta fino al limite del tempo che Harry gli concede, poi, lottando con gli abitanti del lago. Gli abitanti del lago, i contadini, quelli che pescano. Comunque, cioè, alla faccia della scuola, cioè li mette sott'acqua legati, che è mega. Allora, sia Ron che la piccola. Il tempo passa veloce o passa lento. Nel frattempo, Hogwarts succedono strane cose. Harry si sente minacciato e rifà lo stesso sogno che l'aveva tanto spaventato all'inizio della storia. Decide di parlarne con i presidi di Silente e scopre, attraverso un incantesimo che conserva in un cantino tutti i fatti più importanti della vita di Silente, che è il figlio di un importante uomo del ministero della magia del signor K. Comincia un attimo dal preside muto. Decide di parlare con i presidi di Silente e scopre, attraverso un incantesimo che conserva in un cantino tutti i fatti più importanti della vita di Silente, che poi non sono i fatti, ma se ho capito non è quello della vita di Silente, quello dove poi lui vede con la lacrima di Piton che lui è morto per salvarlo con Voldemort. Ma sì, ma non è un cantino, cioè non è che prende un bicchiere, cioè che è figlio di uno dei più importanti uomini del ministero della magia, mettiamoci noi dalle decide pause. Di parlarne con i presidi Silente e scopre, attraverso un incantesimo che conserva in un cantino tutti i fatti più importanti della vita di Silente, che non è così male, che è il figlio di uno dei più importanti uomini del ministero della magia, il signor Crouch, è morto in prigione. Non è morto. Ma non è morto, è andato in prigione. Viene il momento della terza prova. Ok. Consiste nel trovare la storia. Stavo cadendo. Terza prova è non cadere dalla sedia. Consiste nel trovare la strada che porta la Coppa Tre Maghi attraverso un labirinto di ceppi magiche e una serie di trabocchetti vari. Harry, in nome dell'amicizia, lo libera. In nome dell'amicizia in generale. Non la loro amicizia, in nome dell'amicizia. E quando finalmente giunge insieme alla Coppa, quella di maiale, di dividere la vittoria. Harry, Cosa? Sto svangolando. Apre gli occhi per primo e vede la casa di Ridder. Ridder. Deve essere molto contento. Tre volte Ridder. Codalisce interviene immediatamente e con un incantesimo si dà il ragazzo. Ma chi è Codalisce? Cioè, se io non lo so, chi è? Devi aver letto Codalisce. Inizia allora un rito che vede Codalisce. Immergere in un calderone bollente il vaso di sepolto del padre di Voldemort. Una goccia d'acqua di Harry ha avuto procurandogli una ferita sul braccio e un pezzo di se stesso. Una mano che si taglia. Non si taglia, ma si taglia il dito. No, non si taglia. Nel film è la mano. Ah, ok. Harry, sempre prigioniero, assiste alla riunione in cui Voldemort convoca. Non è una riunione, ci siamo trovati oggi qui in quanto la legge permette l'articolo comma 1 articolo 2. Ma quanto dura? È un po' più piccolo, no? Perché no, lo mettiamo per l'ultimo. Non è più piccolo, è che è scritto più grosso. Voldemort si rivolge a Harry, egli, Dio, perché la E maiuscolo, ma Harry riesce a incrociare il flusso della propria bacchetta con quella del cattivo. E per un momento Harry rivedere. C'è di vivo, c'è di peggio. Harry vivo. C'è molto di peggio. Gli suggeriscono di scappare appena possibile. Prendere in mano la coppa di maiale. Allora, Harry ha già cambiato nome almeno 3 volte. Ma io non ho mai visto Hogwarts scritto così male. È ritornata Hogwarts. Le parole di Hogwarts. No, dica il cinghiale. Le parole del cinghiale. È il cinghiale quello che accarezza. Le parole del cinghiale.
gli suggeriscono di scappare appena possibile, virgola, prendere in mano la coppa e ritornare ad Hogwarts, virgola. Cedric gli chiede di riportare il suo corpo a casa, punto. Prende la coppa e si trasporta con il corpo di Cedric all'interno del labirinto del tornato dei maghi. Non è nel non è all'interno del labirinto, non torna nel labirinto, torna all'uscita. All'inizio tutti applaudono, convinti che Harry abbia vinto. Poi vedono il corpo di Cedric e capiscono che qualcosa è successo. Moody è arrabbiato con Harry perché è riuscito a tornare. E sembra molto più dalla parte di Voldemort che non da quella di Harry. Gli sta addirittura per scagliare contro uno degli incantesimi proibiti quando la porta si apre di colpo ed entrano Silente, la prof McGranit e Piton, che riducono Moody all'impotenza. Stiamo cacciando i coglioni di far tornare in fronte. A non cacciare i maroni a Moody. Un dubbio sorge a tutti loro. Il professore. Il prof Moody, non il prof. Non è altro che il figlio del signor Crouch. Egli, ancora. A quel tempo, egli era rinchiuso il vero prof Moody in un baule e ne ha preso il posto. Ha inserito il nome di Harry nel calice e lo ha aiutato a vincere in modo che la coppa, virgola, da lui trasformata in passaporta, lo portasse a Voldemort. Comunque ancora Hogwarts. Hogwarts, stavolta senza R, le paole del cinghiale. Ogni componente delle scuole di Bobatone Durmstrang sarà il benvenuto ad Hogwarts. Hogwarts. Krum scambia l'indirizzo con Hermione. Scambiano casa. Poi tutti si ritrovano sul treno che li riporta a casa. Tutti. Nello scompartimento. Che scompartimento? Cosa? Appare Draco che si schiera apertamente con il signore oscuro e predice l'uccisione di mezzo sangue come Hermione e di maghi babbanofili come il padre di Ron. È questione di un attimo. E una serie di incantesimi colpiscono Draco e i suoi amici trasformando le loro braccia e gambe in tentacoli foruncolosi. Ma questo è il libro. Harry pensa che sarà brutto ritornare a casa dagli zii che lo odiano, ma sa che l'anno seguente ritroverà i suoi cari amici e che su di loro potrà sempre contare, anche contro le forze oscure di Lord Voldemort. L'unico che spara al culo è di Cadem che ammazza Nagini. Boh, no, quello dopo, no, dai, facciamo. Harry Potter e l'ordine della fine, io non ne posso più, quanto dura, uguale all'altro. Ma tu devi dire di Harry Potter? No, infatti, no, scherzo, sì, serio. Il libro si apre con Harry, ancora chiusi, che durante l'estate ne tramita con i zii che non sono maghi, che sarà con il cattesimo che giù da lei da un dissenatore. Alcuni professori lo raggiungono e lo portano a casa di Sirius Black. No, vabbè. A casa di Sirius si sente invece di Harry, Ron, la sua famiglia di poveri, la sua famiglia di chi? Perché la sua famiglia di poveri. Ma come la sua famiglia di poveri? Ma questa è discriminazione. Ed Hermione, Hermione invece la sua famiglia di poveri. Harry è molto poverino. Harry è molto preoccupata. È preoccupata. È di genere diverso da ogni riga cambia identità. La scuola è l'unico posto in cui si sente veramente a casa sua. Nel frattempo il consiglio o il coniglio si riunisce e Harry è difeso da Silente. Salve. Il grande mago preside della scuola ancora. Grande mago. La decisione finale non è l'espulsione, ma la completa assoluzione per Harry, in quanto il suo intervento è stato la salvezza di suo cugino. Giusto, si stanno invadendo. In casa di Sirius fanno tutti festa. Ma è American Pie. Il suo intervento. Non chirurgico, l'intervento. Nessuno credeva alla colpevolezza di Harry. Solo la madre di Ron, la signora Weasley, è preoccupata. Ma, porco boia, due punti, poi ancora due punti. Teme che il ritorno del signore oscuro, tra parentesi, Voldemort, che ha il potere di evocare i dissennatori contro chiunque e di uccidere a comando chiunque gli si pari davanti, chiusa, possa colpire qualcuno dei suoi cari. I giorni passano e i ragazzi ritornano a scuola.
i ragazzi fanno la conoscenza di una nuova insegnante. Si tratta della professoressa Umbridge, che subentra al professor Moody come insegnante di arti oscure. E la scuola di Hogwarts, che invece nella persona del prof silente, il preside, lei già detto tre volte, è convinta che il signore oscuro sia ritornato in vita e sia più temibile che mai. La frase finisce qua e inizia qua. Io non ne posso più. Questo è un anno di scuola molto importante. Harry sceglie di diventare un cacciatore di maghi oscuri e per riuscirci deve superare alcune prove molto difficili. Ma che prove? Non è che per fare un lavoro devi superare degli indovinelli, cioè devi studiare delle prove. Harry viene preso di mira dalla nuova professoressa che lo accusa di essere un bugiardo e lo mette in punizione proibendogli sì, di partecipare anche agli allenamenti di 15, uno sport in cui si vola sulle scope. Uno sport in cui si vola sulle scope. Dopo aver fumato una canna, ma che cazzo è? È molto più tecnico di questo. Una settimana dopo, Harry, Ron e Hermione decidono di fondare una squadra segreta, senza l'autorizzazione di nessun professore, e di chiamarla l'esercito del silente. Ma di 15? Non si sa. Si chiamerà Milan. Vuole da potersi preparare ad affrontare i maghi cattivi legati ai maghi cattivi, legati a Voldemort. I ragazzi sono molto preoccupati e dopo alcune visite segrete a casa di Ron e di Sirius, condividono casa. Sono diventati una coppia gay. Si scopre che il padre di Ron è stato aggredito da un mostro. Un mostro? Stava, era giorni la ritorna da un lungo viaggio a Hagrid, una specie di guardia caccia che si occupa degli animali magici e che è molto amico di Harry. Quello che Voldemort pensa, Harry sogna. No, quello che Voldemort fa, non è che l'ha pensato. In una serata a casa dei Weasley, mentre facevano il gioco della bottiglia, per festeggiare le dimissioni dall'ospedale del padre di Ron, Harry viene invitato dal professor Piton ad alcune lezioni private di occlumanzia. Io voglio vedere, come in una serata a casa di Wesley cosa fa il telefono. Io voglio vedere come è riassunto il fatto che lui vede le lamenti di Peter. Sì, pronto. Sì, pronto, signor Potter. Guarda. Signor Potter. Sì, sono Harry. Peter, ragazzi, un attimo. Dimmi, dimmi. Ma che si dimmi fra. Dimmi bro. Dimmi Sam. Ah, sì, sì. Top. Questa pratica consente di chiudere la mente ai possibili inserimenti di Lord Voldemort per evitare... Non è solo Lord Voldemort. Di tutti. Piton insegna ad Harry come chiudere i propri pensieri agli altri. A Voldemort agli altri? In questa frase di tre righe dovevo scriverla in 10 almeno. È l'unica cosa che avevamo approfondita, non è il fatto che Silente il preside è Harry del guardiacaccia. E gli telefona mentre cena. Le lezioni di difesa contro le arti oscure continuano di nascosto. Ma non ha detto che facevano una classe di difesa della bontà. No, ha no. Detto che fondavano una squadra di calcio, di calcetto. In una riunione molto tesa, tutte riunioni, la professoressa prova a incolpare Harry, ma non riuscendoci si scaglia contro il preside. Alla riunione sono presenti molti maghi legati al Ministero della Magia e per non essere arrestato il prof silente deve smaterializzarsi dalla scuola. Harry si sento. Si sento. Io sono allibito. Sono Harry Potter. Veramente Hagrid in particolare in questo momento ha tra le mani una cosa proprio strana. Sarà il cazzo. È andato in cerca della sua famiglia ed ha trovato il proprio fratello. Vive nascosto e protetto dai centauri amici di Hagrid e di Silente. No, 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 si è ispirato da questo centauri. Ciao bella, sai che sono un uomo metabolo che ha cavallo. Esami, di gufo. Durante uno degli esami più difficili, Harry sogna di nuovo. Harry non sognava. Harry, tutti sognano. Questa volta non è più un serpente, si trova nello stabile. Nello stabile. Dove ha sede il Ministero della Magia, uno stabile. Inoltre, Lord Voldemort sembra molto interessato a una cosa non meglio identificata. Ma per fare questo bisogna per prima cosa distrarre la Umbridge. Harry ed Hermione con una scusa la tirano nella foresta cercando di lasciarvela. A noi, a me che sto leggendo, a me te. Ma sono attorniati dai centauri, vengono attorniati. Circondati, attorniati. La professoressa vuole liberarsene insultandoli, ma non è il metodo giusto. Testi di cazzo, brutti ragazzini. Uno dei centauri la prende e la trascina nel bosco profondo. Ah, beh, quello
Il bosco profondo, quello dove sono andato in gita io. I ragazzi riescono in questo modo ad uscire dalla foresta e, virgola, insieme a Luna, Ron, la sorella... La sorella di Ron Jimmy? Cioè, Ron è sorella di Ross. La sorella di Ron Jimmy e Neville, un loro caro amico, saltano in sella ad animali magici e volano verso il ministero della magia. Volano, salsa tipo l'ippogrifo. L'ippogrifo. In un qualche modo riescono ad arrivare, volando. Alla fine arrivano nella stanza che Harry aveva visto in sogno, ma Sirius non c'è. Sirius. Fine. Punto. Non posso più. Questa è la prova, è Sirius. Cioè, sono dei riassunti. Sono le prove sono dei riassunti delle cose inutili. Alle pareti scaffali contenevano strane ampolle. Sotto ogni ampolle è segnato il nome a cui appartengono. Alle pareti scaffali contenevano strane ampolle. Sotto ogni ampolle è segnato il nome a cui appartengono. Le ampolle. Sono cioè, le profezie. La predizione del futuro riguardante i nomi segnando. Sono le profezie. La predizione del futuro riguardante i nomi. Sotto una di esse c'è scritto Oscuro Signore e Harry Potter. Tutti insieme? Ma lo so, cioè, scusa, se appartengono a una persona perché c'è nessuno di loro? Ma perché? Ma che porco! Anche Hermione è vittima, cadendo a terra come morta, mentre Neville si trova con il naso sanguinato e difficoltà a parlare. Ron è preso di un cattesimo. Diventa Mike Tyson! We have to beat this man! Il cattesimo è trovato tutto divertente. Ginny ha una caviglia rotta e Luna cerca la meno peggio di aiutare, ma tutte sono concordi. Harry non deve consegnare le profezie. Il suo padrino Sirius Black è vivo e con lui ci sono gli altri conosciuti tempo prima. Ma chi? C'è Sirius Black, c'è Lupin, c'è la moglie di Lupin, c'è l'amante di Lupin, c'è il papà di Ron, c'è il papà di Ron che fa parte dell'Ordine della Fenice. E io sto andando a parlare di quelli del non film. Lo so, sai, non mi ricordo così bene. Cioè, papà e mamma di Ron alla fine sì. Comunque tanti, non so. C'è Sirius Black, Lupin, la moglie di Lupin, Moody. Porca puttana, voglio vedere sti nomi. Tanti, prima. Vabbè.